Al 70° anniversario del martirio di Norma Cossetto, a Santa Domenica di Visinada, dove è sepolta la martire, barbaramente uccisa a 23 anni dai partigiani anti-italiani il 5 ottobre del 43 ed infoibata ancora viva a Villa Surani di Antignana, doveva esserci anche Licia, la sorella 90enne di Norma, per quella che doveva essere, secondo il suo desiderio, l'ultima visita in Istria alla tomba della sorella Norma. Ma durante il tragitto da Gemme, dove abitava in provincia di Novara, a Trieste, un improvviso malore le ha impedito di raggiungere l'Istria, lo stesso giorno in cui morì 70 anni prima Norma. Lungo l'autostrada A4, nell'area di servizio di Castorta Sud, tra Venezia e Treviso, Licia si è improvvisamente spenta, lo stesso giorno della morte di Norma, che nel 2005 era stata insignita dall'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della Medaglia d'Oro al Merito Civile. Licia Cossetto era nell'auto della sua biografa, Rossana Mondoni, che abbiamo incontrato davanti alla chiesa di San Giovanni Battista a Santa Domenica di Visinada, dove è stata celebrata la messa di suffragio prima della visita alla tomba della Medaglia d'Oro, nel vicino cimitero, che ci racconta cosa è accaduto durante il viaggio. Sono un'insegnante di storia e ho scritto un paio di libri su Norma Cossetto. Sono molto molto amica di Licia. E stavamo accompagnando io e mio marito Licia qua in Istria per la commemorazione di Norma e per la giornata Santa Domenica, quando in un casello autostradale vicino a un autogrill Licia si è sentita male, è stata soccorsa ma poi è mancata improvvisamente. Eravamo andati a prendere la Gemme, che è il comune in cui risiedeva, che era l'origine del marito. E lei ci teneva molto perché diceva che sarebbe stato, data l'età, lì ci aveva 90 anni, il suo ultimo viaggio sicuramente a Santa Domenica, non poteva mancare, anche perché i cugini, tutti i parenti, che è una comunità che sente molto le loro origini, la loro territorialità, l'aspettavano con grandi manifestazioni di affetto. E per lei era molto molto importante. Sono contenta di averla accompagnata, anche se il viaggio si è fermato a metà praticamente, perché era quello che voleva lei. Sono delle coincidenze particolari che sono significative, sfuggono alla storia, alla razionalità della storia. Infatti la sorella è morta nella notte, è stata infoibata nella notte tra il 4 e il 5 di ottobre e Licia è morta. È mancata, se n'è andata con la sorella al mattino intorno alle 11:15. In occasione del 70° anniversario del martirio di Norma Cossetto, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia del Comitato di Trieste aveva indetto una serie di iniziative. La prima a Trieste, in collaborazione con il Comune, con la deposizione di una corona di alloro davanti alla stele collocata nella via intitolata La Martire, nella vicinanza della chiesa di San Girolamo di via Capodistria, la seconda invece in Istria, il giorno successivo, con un pellegrinaggio che prevedeva la visita alla tomba nel cimitero di Santa Domenica di Visinada e una messa di suffragio nella vicina chiesa, alla quale doveva partecipare la sorella Licia. Nonostante questa improvvisa morte, che ha colto di sorpresa tutti, il programma predisposto dall'Associazione delle Comunità Istriane si è svolto regolarmente, come ci ha detto il presidente Emanuele Braico, giunto con un pullman a Santa Domenica di Visinada assieme a un gruppo di esuli istriani per ricordare il martirio di Norma Cossetto. Questo discorso della Norma Cossetto l'avevamo sempre, perché abbiamo fatto proprio interno alla nostra comunità, appunto c'è la comunità di locale, e allora con la Norma Cossetto sempre, da sempre avevamo questo rapporto, sia con la Licia per il discorso della Norma, ma quello che è più importante è che si voleva commemorare appunto la Norma qua a Santa Domenica. A Trieste da anni abbiamo un CIP dove ricordiamo la Cossetto, tant'è vero che erano le autorità, era il presidente della provincia, la Bassa Poropat, era in rappresentanza del sindaco di Trieste, era l'assessore Green. A seguito di queste onoranze, che si deposita un alloro sul CIP della Cossetto, poi oggi, come si era convenuto, se veniva comunque qua a Santa Domenica. La scomparsa della Licia, abbiamo voluto mantenere comunque fede a quello che avevamo programmato, tant'è vero che la Licia ci teneva tanto a venire qua. E per cui, insomma, ecco, queste qua sono le cose fondamentali, le cose principali che anche la nostra comunità a Trieste ricorda
gli avvenimenti che sono venuti in Istria, ma con la speranza di andare e di guardare avanti. Oggi depositeremo dei fiori nel tomba della Norma, altre volte siamo stati proprio nella foiba dove è stata infoibata la Norma, e questo qua era un segno che comunque dell'italianità di queste terre, ma quello che penso più possibile è ricordare che comunque in questo momento in cui anche la Croazia entra nella comunità europea deve cambiare anche i vari rapporti, le varie infrastrutture che sono tra la Croazia e con tutto il resto del rapporto, senza dimenticare la storia, che ognuno ha la propria storia che non va dimenticata. Prima della visita alla tomba e della messa di suffragio c'è stata anche una cerimonia nella sede della comunità degli italiani di Santa Domenica, dove è stata ricevuta la comitiva giunta da Trieste per ricordare questo triste evento che ha segnato la vita della medaglia d'oro Norma Cossetto, studente all'Università di Padova, infoibata, così come lo fu anche il padre Giuseppe, che riposa nella stessa tomba della martire.